se noi non capiamo chi e perché armò le mani di Rina e degli altri, rischiamo di lasciare un punto interrogativo inaccettabile. Si era ritirato qui a vivere Giovanni Aiello, faccia da mostro. Al momento in cui venne fatto oggetto di una perquisizione, gli vengono trovati i titoli per un valore superiore al 1 miliardo di lire. Certamente quel personaggio, Giovanni Aiello, faccia da mostro, ha avuto rapporti significativi con le famiglie e i mandamenti di Re Suttana e San Lorenzo a Palermo. È stato considerato l'uomo dei misteri, delle stragi, l'uomo dei servizi. Nino praticamente ha visto questo borsone che doveva saltare in aria balcone e Carla del Ponte. Se noi non capiamo chi e perché armò le mani di Rina e degli altri, se noi non capiamo come mai a un certo punto le stragi, perfino quella programmata per il 27 gennaio 1994 allo Stadio Olimpico di Roma, se noi non capiamo perché improvvisamente quelle stragi cessarono, anche quando erano già state organizzate nei minimi dettagli, rischiamo di lasciare un punto interrogativo inaccettabile. La sentenza di primo grado di Palermo sulla trattativa Stato-mafia è ormai alle nostre spalle. Sappiamo che pezzi dello Stato hanno trattato con i capi di Cosa Nostra mentre mettevano le bombe, ma non conosciamo ancora tutti i retroscena delle stragi del 1992-94. Non possono essere stati soltanto i carabinieri condannati a intavolare il dialogo con i boss, e le stragi non possono essere state opera soltanto degli uomini di Cosa Nostra. Ogni volta che in Italia parliamo di stragismo, appaiono sempre i pezzi deviati degli apparati e la massoneria di Licio Gelli. Sicuramente uno degli uomini dei misteri del biennio stragista è Giovanni Aiello, faccia da mostro. Vedete, non c'è neanche la lapide, ma solo due iniziali, Giovanni Aiello. È morto qui, su questa spiaggia, il 21 agosto 2017, Montauro, costa ionica della Calabria. Si era ritirato qui a vivere Giovanni Aiello, faccia da mostro. Io l'avevo visto un'ora prima, la benzina con la moto. Ah sì? Stava bene? Stava benissimo. In queste immagini girate nel 2013, mai viste prima, appare Giovanni Aiello nel suo capanno in riva al mare. Questa foto è stata scattata prima che un colpo di fucile gli sfregiasse il viso. Che cosa la colpiva di lui? Vabbè, noi da ragazzini avevamo paura solo a vedere, perché aveva quella faccia un po' brutta. Qui, sulla destra, sì. Un colpo di fucile. Sì, era un tipo un poco particolare, era sempre da solo. Quella è la barca. L'hanno sigillata, quindi... È la barca di Giovanni Aiello, che è stato considerato l'uomo dei misteri, delle stragi, l'uomo dei servizi, non ha mai parlato, ma scompariva per dei periodi. Che io sappia, no. Nel 1977 Giovanni Aiello lascia la polizia per invalidità e sostenne di non aver a un certo punto più messo piede in Sicilia. Al
momento in cui venne fatto oggetto di una perquisizione, gli vengono trovati i titoli per un valore superiore al 1 miliardo di lire. Peraltro in epoca in cui le lire non erano più in circolazione. Era stato sentito e aveva dichiarato di non avere più messo piede in Sicilia fin dall'inizio degli anni Ottanta. E invece poi gli trovarono il biglietto della nave. Ma gli ultimi giorni ce li può ricordare? No, ho parlato con l'avvocato, io vi ringrazio tanto. Lui faceva il pescatore ed era in pensione, eppure gli hanno trovato 1 miliardo di lire di titoli. Dove li ha presi tutti questi soldi? Vi ringrazio del vostro interessamento. Buongiorno, buongiorno. Comunque erano soldi miei. Aveva detto che non era mai tornato in Sicilia, eppure gli hanno trovato i biglietti del traghetto per la Sicilia. Avete sentito cosa dice la vedova di Giovanni Aiello, Ivana Orlando? Quei titoli erano miei. Cosa sappiamo di lei? Che è proprietaria di diversi immobili, che è stata segretaria di un commercialista a Milano, disoccupata, giudice di pace in un paese della provincia di Catanzaro, Chiaravalle, e che ha mandato negli Stati Uniti la figlia all'università. Adesso questo personaggio è morto, ma non può essere considerata morta l'indagine, nel senso che è troppo importante stabilire se effettivamente uomini dello Stato, uomini della polizia, uomini legati al dottor Contrada, nel frattempo divenuto esponente apicale del SISD, abbiano avuto un ruolo perfino in delitti eccellenti. Certamente quel personaggio, Giovanni Aiello, faccia da mostro, ha avuto rapporti significativi con le famiglie e i mandamenti di Resuttana e San Lorenzo a Palermo, almeno nei primi anni 80 fino all'87-88, e che quei rapporti avrebbero certamente integrano quantomeno un concorso esterno con l'associazione Cosa Nostra. Tanto che su questo punto specifico abbiamo chiesto l'archiviazione solo perché il reato di concorso esterno in associazione mafiosa nel frattempo è prescritto. Giovanni Aiello, io l'ho definito nel 1989, quando hanno ucciso mio figlio, faccia da mostro. Era venuto a cercare mio figlio assieme a un'altra persona verso l'8 o il 10 luglio del 1989. Questa persona che mi chiede di mio figlio Nino, il poliziotto, è entrato dentro casa mia senza bussare, senza dire nulla, e mi fa questa domanda. Esce nuovamente senza salutare e io lo rincorro sulla strada. Gli dico: senta, lei chi è? E si volta una persona a cavalluccio della motocicletta e ci dice che siamo collega. Mio figlio ritorna del viaggio di nozze, io lo vado a prendere all'aeroporto di Catania e mio figlio mi fa una domanda. Dice: papà, ti ha seguito qualcuno? Nino, ma che vuoi che mi segui? Fammi capire qualcosa. E mio figlio praticamente dice: papà, non ti preoccupare, nulla, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Alcuni pentiti hanno riferito ai magistrati che Nino Agostino fu in qualche modo da ostacolo alla esecuzione dell'attentato alla Daura ai danni di Giovanni Falcone e dei magistrati svizzeri Carra del Ponte in primis, che erano suoi ospiti. Questa che vedete è una copia con i risultati dell'indagine della DIA di Palermo, che ha dovuto accertare la presenza o meno in servizio dell'agente di polizia Nino Agostino nei giorni del fallito attentato alla Daura contro il giudice Giovanni Falcone. Effettivamente in quei giorni Nino Agostino, il 20 e 21 giugno 1989, aveva prestato servizio di scorta a bordo della volante San Lorenzo 1. E me l'avevano negato che lui era in servizio quei giorni 20 e 21.
con questo documento e probabilmente anche con progredire di queste indagini, finalmente sta venendo fuori un potenziale nesso di collegamento tra la figura dell'agente Agostino, un agente che faceva ufficialmente soltanto il servizio di volante in un commissariato di periferia a Palermo, e il dottor Giovanni Falcone. Di più non posso dire, però comincia forse ad emergere qualche elemento concreto che ci può fare capire perché il dottor Falcone, alla camera ardente dell'agente Agostino, abbia detto al commissario Montalbano: dottor Montalbano, questo omicidio è un omicidio diretto contro di me e contro di voi. Pierino praticamente ha visto questo borsone che doveva saltare in aria Falcone e Carla del Ponte, e io chiedo a queste colleghe che erano lì quel giorno in servizio con Nino che si facciano avanti, che non si nascondono. Ecco perché bisogna ancora capire se ci siano stati suggeritori esterni alla strategia stragista del 1992. Di certo sono ancora tanti i misteri di quegli anni. Ho letto di una perizia che stabilisce che in un reperto ritrovato accanto al cratere di Capaci, mi pare un guanto, fossero presenti tracce di DNA femminile. Nella esperienza dei magistrati che si sono occupati normalmente dei delitti di mafia è veramente anomala. Me ne vengono altri due che più che misteri chiamerei punti di partenza per continuare a indagare. Perché la prima volta che il collaboratore di giustizia Santino Di Matteo incontrò la moglie dopo il sequestro del figlio, avevamo disposto l'intercettazione ambientale del colloquio, la moglie disse al marito, a Santino Di Matteo, non parlare di via D'Amelio perché lì ci sono di mezzo infiltrati della polizia. Sua moglie le disse di non parlare ai magistrati degli infiltrati nell'esecuzione della strage di via D'Amelio. Questo io l'ho detto sempre, secondo me c'è stato qualcosa che non è andato, cioè qualche registrazione che non è andata bene, perché non c'entra niente mia moglie. Questa è la trascrizione, perché lei viene registrato dalla DIA. Sì. Donna sarebbe sua moglie. Tu a pensare alla strage di Borsellino, a Borsellino, c'è stato qualcuno infiltrato che ha preso. Io questo ti dico, capire se c'è qualcuno della polizia infiltrato pure nella mafia. Mi devi aiutare su tutti i punti di vista, perché io mi scanto, cioè io ho paura. Pensa a tuo figlio. La donna piange. No, io sempre, non è che l'ho negato, io questa cosa non l'ho vissuta mai. Perché ancora, in relazione alla notizia che si diffuse nell'immediatezza della strage circa la presenza del dottor Bruno Contrada in via D'Amelio, sono entrati in contraddizione tra loro un funzionario stimatissimo della Polizia di Stato e alcuni ufficiali altrettanto stimati del Rosso dei Carabinieri, a proposito del fatto che la prima volante della polizia accorso in via D'Amelio avrebbe visto allontanarsi il dottor Contrada da quella strada. Ecco perché tanti uomini dello Stato, come in questo caso, ripeto, fino a prova contraria, stimati, hanno detto l'uno una cosa e l'altro l'esatto contrario. Perché scompare l'agenda rossa? Perché vengono trafugati i file del computer di Giovanni Falcone? Sono tanti gli interrogativi che restano. Non possiamo accettare che restino appesi definitivamente al dubbio. Dobbiamo fare ogni sforzo per cercare di arrivare alla verità. Perché c'è un pezzo di Stato che con coraggio cerca di far luce su quegli anni e poi ce n'è un altro che continua a tacere? Perché non c'è ancora un pentito di Stato? I cosiddetti mandanti occulti, che possono essere anche non mandanti nel senso di coloro i quali hanno ordinato a Riina di fare le stragi, ma compartecipi e corresponsabili delle stragi, nel senso che assieme a Riina e Cosa Nostra le hanno concepite oppure hanno avallato con soddisfazione l'intenzione di Riina.